Oggi è una giornata importante, capiremo tra poco, manca poco, mancano 45 minuti al Consiglio dei Ministri, quali saranno le misure di Natale, cosa potremo fare, ci potremo spostare, dove e quando. Roberto Ghinzer in diretta da Palazzo Chigi, dacci subito gli aggiornamenti. Allora, che cosa filtra dalle riunioni che stanno precedendo il Consiglio dei Ministri? Sì, quello che filtra è una zona rossa per Natale, un'Italia in zona rossa, cioè dal 24 dicembre al 6 gennaio in Italia in zona rossa, con eccezione di alcuni giorni come il 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio, che sono dei giorni feriali in cui si parla di zona arancione. Quindi questa è un po' la mediazione tra chi voleva una chiusura per tutto il periodo e chi chiedeva una chiusura solo nei giorni praticamente delle feste, dei giorni subito precedenti. Zona rossa, zona arancione, cosa significa? Vuol dire che in zona rossa non ci si può muovere all'interno del comune, e in zona arancione non ci si può muovere dal comune, quindi tantomeno dalla regione. Per quanto riguarda bar e ristoranti, saranno chiusi sia nei giorni di arancione che di rosso, quindi ristoranti e bar chiusi, possibilità ovviamente sempre quello sì di asporto, negozi chiusi nei giorni in cui ci sarà zona rossa, aperti quando i giorni feriali, ecco, diciamo così. Allora Roberto, ho molte domande, ma prima, per aiutare chi ci segue da casa, perché chiaramente dobbiamo fare una distinzione tra i giorni festivi e prefestivi, saremo in zona rossa, gli altri giorni saremo arancione, cerchiamo di capire dunque cosa potremo fare e cosa non potremo fare. Potremo fare ben poco, guardate, con Alessandro D'Alessandro. Zona rossa nazionale nei festivi e prefestivi, per gli altri giorni feriali invece zona arancione. Questa è la proposta finale del governo per il nuovo DPCM di Natale, con le misure anti-Covid per le feste. Il calendario per il prossimo fine settimana del 19-20 dicembre non prevede nessuna limitazione, con negozi, bar e ristoranti aperti e libera circolazione. Ogni regione può però decidere eventuali strette. Il 21, 22 e 23 dicembre scatta il divieto di uscire dalla propria regione. Negozi, ristoranti e bar aperti fino alle 18, coprifuoco alle 22. Dal 24 al 6 gennaio lockdown totale nei festivi e prefestivi, in cui sarà vietata la circolazione per ragioni non essenziali, servirà l'autocertificazione, chiuderanno ristoranti, bar e negozi. Nei 4 giorni feriali, 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, sarà vietata la circolazione fuori dal proprio comune e resteranno chiusi bar e ristoranti, mentre saranno aperti i negozi. In tutto dunque ci saranno 10 giorni di lockdown totale. Allora, queste le misure che riguardano gli spostamenti, ma c'è una domanda chiave, Roberto, e spero che tu mi possa aiutare. Allora, in quanti si potrà stare al tavolo di Natale? Si potrà andare dai familiari stretti che abitano vicino a noi? E in quanti? Sì, Alberto, questo è un tema molto delicato, lo abbiamo sempre detto, anche perché è un tema difficilmente controllabile, no? Nessuno può entrare nelle case degli italiani, ma l'indicazione che viene è abbastanza precisa, sarebbe questa, cioè si limita ovviamente al nucleo convivente in un appartamento, ci sarà la possibilità per ulteriori due persone di accedere all'appartamento. Ad esempio, una famiglia, magari padre e madre con due figli, possono accogliere in casa magari i due genitori. Questa dovrebbe essere l'eccezione, quindi al massimo due persone, familiari e non conviventi. Si sta discutendo sul ruolo dei figli, ecco. Quindi sui minori di 14 anni, minori di 18 anni, però insomma, cosa fare? L'importante, quindi, allora, è che, ecco, ribadiamo questo concetto, perché la domanda che tutti mi fanno anche qui dove lavoriamo: dunque, il pranzo di Natale, così come il pranzo di fine anno, si potrà fare all'interno del nucleo familiare con i conviventi, oppure potrà essere esteso altre due persone, parenti stretti, che non fanno parte del nucleo familiare. Si sta discutendo invece cosa e quali misure riguarderanno i minori, i bambini, se nel conto dei quattro entreranno o meno anche loro. Mi confermi, Roberto? Sì, esatto, è questo, Alberto. E per fare un esempio, appunto lo diciamo già prima, per esempio un genitore o due genitori anziani possono andare a pranzo dai figli, o penso anche magari un fratello o una sorella che è da sola, possono andare magari da un fratello o una sorella che hanno una famiglia con le altre persone. Ovviamente aggregazioni più grandi, per esempio andiamo a trovare la zia, lo zio, e grosse riunioni familiari, quelle non sono consentite, Alberto. Allora Roberto, cerchiamo anche qui di visualizzare quello di cui stiamo parlando. Sono informazioni che noi abbiamo, ma a breve, mancano 40 minuti, ci sarà il Consiglio dei Ministri. Stasera parla il Premier Conte, Roberto? È atteso un discorso di Conte alla Nazione? Allora,
Siamo ancora in attesa di questo. Intanto ti do un aggiornamento, sì, che le due persone che possono aggiungersi al, diciamo, al nucleo convivente potranno essere, un aggiornamento in diretta, potranno essere anche non familiari. E questo, insomma, è una precisazione importante. Quindi si può essere due conviventi più due amici, due. L'importante è non superare il numero dei quattro. Si dovrebbe andare in questa direzione. Ovviamente gli under 14 non sono considerati nel conteggio. Ecco, ok, gli under 14 non sono considerati. Informazioni molto importanti, perché tutti dobbiamo capire come regolarci, lo sapremo a breve. Cerchiamo allora di visualizzare tutto questo. Ancora Alessandro, la cena di Natale. Pranzo e cena di Natale sono ore decisive in cui gli italiani conosceranno le regole stabilite dal nuovo decreto per capire con chi potranno trascorrere le feste. L'idea è di consentire lo spostamento verso le abitazioni private nei limiti di due persone per ciascuna di esse, ulteriori a quelle già conviventi. Si discute anche della possibilità di inserire una postilla. I minori di 14 anni non si contano. Il tema più dibattuto resta quello di chi può recarsi in visita, cioè dei cosiddetti congiunti. Ora sembra prevalere l'orientamento di limitare il grado di parentela al primo e secondo grado, quindi fratelli, padri, nonni e non ad esempio zio, cugini. In questo modo si eviterebbe di consentire cenoni e veglioni tra famiglie diverse, ma gli italiani avrebbero la possibilità di avere un Natale e Capodanno abbastanza simile a quello degli altri anni. Ma c'è anche un'altra ipotesi al vaglio, ovvero quella di utilizzare il termine congiunti nella sua accezione più ampia, comprendendo quindi fidanzati, compagni e chi ha un affetto stabile, come successe durante l'allentamento del lockdown a maggio. Torno tra poco a Palazzo Chigi, Roberto Chinzari. Intanto vedete questi due fronti alle mie spalle, Roma, Milano, le stazioni, perché questo di fatto è l'ultimo fine settimana in cui sono consentiti gli spostamenti. Si parla di un grande esodo da nord verso sud. Allora, prima di andare a Roma, andiamo a Milano con Luca Forlani, stazione centrale, per capire il flusso di questi spostamenti. Si parla di 200.000 persone che lasceranno soltanto Milano nelle ultime ore. Da te, Luca. Sì, Alberto, da questa mattina qui alla stazione centrale di Milano un flusso continuo, costante di persone in partenza, treni quasi tutti esauriti, soprattutto, come dicevi tu, verso le regioni del sud. Trenitalia ha provveduto aumentando il numero di corse, ricordiamo che per le norme anti-Covid la capienza dei treni è del 50%, come dicevi tu, 200.000 persone in partenza da Milano, non solo treni, ma anche auto proprie e aerei, e agli aeroporti di Malpensa e Linate da questa mattina moltissime persone in partenza, per la stragrande maggioranza voli nazionali. Sono molte le persone che hanno preso anche delle ferie, che ho sentito anche questa mattina in varie interviste, per anticipare la partenza, perché, come dicevi tu, questo è l'ultimo fine settimana prima del Natale e dell'entrata in vigore del DPCM Natale, che cambierà gli spostamenti. Sì, attualmente infatti per lasciare Milano non è più obbligatoria l'autocertificazione, non ci sono più i desk che abbiamo raccontato nelle scorse settimane in cui fermarsi e compilare l'autocertificazione. Infatti questo ha fatto sì che non si siano creati grandi file, nonostante però il flusso di persone è costante da questa mattina. Allora, grazie Luca Forlani, 1 milione di persone, quelle che si stanno spostando nel fine settimana da nord a sud, questo dicono gli ultimi dati. Vediamo il racconto di questa giornata a Milano con il nostro inviato, guardate. Io sono diretta a Bolzano, studio alla Cattolica giurisprudenza, oggi ritorno dalla famiglia. Dovrò farmi tampone prima di entrare a casa. Vado a Napoli, però non sappiamo chiaramente cosa succederà dopo il 20, quindi ci siamo anticipati in questi giorni per evitare di rimanere bloccati, insomma. Potenza, ho avuto le ferie da lavoro e sto rientrando. Da quanto tempo non vedi i tuoi genitori? Da agosto. C'è anche bisogno di un ricongiungimento con i propri familiari. Io studio qua a Milano, quindi oggi ho dato l'ultimo esame e via. A Roma. È normale fare il Natale con la mamma, fare il Natale con i fratelli, con i figli. Io sono diretta a Matera. Sì, sicuramente c'è molta preoccupazione, però con le dovute precauzioni si riesce a tornare. Siamo in ristrettezze a 360 gradi, sia di feste, gioiosità e sia economiche. Io vivo a Viterbo e sono venuta qui per motivi di salute. Natale, Capodanno, abbiamo le emergenze e pazienza. Starà lì per tutte le feste ora? Sì. Starò fino a febbraio. Vado giù una mania. Ma dalla sua famiglia sta tornando? Appena arrivo sicuramente rifarò tutti i controlli. Provincia di Napoli. Ma lei è qui per lavoro a Milano? Non insegnavo. Hai dovuto chiedere dei giorni di permesso per poter partire già oggi? Sì, in verità sì, che sto 21 e 22 dicembre.
e gliel'hanno dato senza problemi? Sì, devo dire la verità, sì. Tranquillamente. È contenta, insomma, di passare Natale con suo marito? Assolutamente sì, non vedevo l'ora. Da Milano a Roma andiamo da Stefano Corradino di Renews 24, che ringrazio non soltanto treni ma anche i grandi bus che si spostano appunto dal centro verso il sud. Da te la situazione in diretta. Sì Alberto, una situazione in questo momento abbastanza tranquilla. Noi siamo stati questa mattina alla stazione Termini e ci siamo spostati poi qui nella stazione degli autobus, dove sono parecchie le persone che stanno partendo, soprattutto nel primo pomeriggio. Sono numerose le località del centro, del nord e del sud dove si stanno spostando in queste ore. Probabilmente, come ci dicono anche nelle biglietterie, sono più che altro nella giornata di domani e dopodomani che anche le persone si muoveranno, con questa incertezza forte e costante sul, appunto, le giornate che verranno, perché molti appunto sanno e sono convinti che non potranno muoversi, quindi approfittano, certo, della giornata di oggi e di questo weekend per restare fino con i parenti e con i familiari per le vacanze estive. Quindi quelle che vediamo adesso sono alcune persone, poche le decine persone di persone, ce ne sono state, certo, molte di più prima, e sono aumentati di fatto molto i controlli, anche perché ieri c'è stato un comitato dell'ordine pubblico e della sicurezza del Viminale che ha stabilito proprio un aumento dei controlli, perché si teme che in, certo, questi giorni, oggi, sabato e domenica, ci possano esodo. Essere assembramenti molto, grazie, più significativi. Grazie Stefano Corradino, grazie. Adesso però tutto questo, tra poco torniamo a Palazzo Chigi per avere le ultime notizie, lo faremo sempre nel corso di questa nostra diretta fino alle 18.40. In tutto questo ci apprestiamo a vivere un Natale distanziato e chiaramente in zona rossa, ma c'è chi pensa, diciamo, ancora una volta a come si ingegna per come non rispettare le regole, per esempio andare a San Marino. Guardate con Flavia Marimpietri il cenone. Valigie pronte per i tanti furbetti del cenone che, pur di non rinunciare al Capodanno, vanno a festeggiare oltre confine. La Repubblica di San Marino è la nuova meta di questi irriducibili del veglione. Nella piccola città-stato del centro Italia, dove le misure anti-Covid sono più morbide e i contagi più bassi, non c'è coprifuoco al brindisi di Capodanno. Il 31 dicembre ristoranti e locali chiuderanno a luna di notte. E così in molti hanno già prenotato tavolo e soggiorno in hotel per un Capodanno furbetto. Tutto esaurito anche nel Principato di Monaco, meta gettonatissima tra i furbetti del veglione. A Monte Carlo, a pochi chilometri dalla frontiera italiana, bar e ristoranti sono aperti fino alle 21.30. Gli hotel e locali sono già overbooking per Natale e Capodanno. Ma non tutti i furbetti vanno in trasferta. Ci sono quelli che rimangono in Italia, dove hanno prenotato interi casali, ville o agriturismi per festeggiare indisturbati anche in 20 persone. Meglio se in campagna, bed and breakfast e case private, lontano da occhi indiscreti e soprattutto dalle regole. Fioccano in queste ore le richieste di prenotazioni. Se gli hotel hanno misure più stringenti, si cena solo in camera la sera del 31 dicembre e a pranzo del primo, negli alloggi privati, come ville, dimore storiche, case vacanza sperdute tra borghi e colli di tutta Italia, si può mangiare tutti insieme in taverne o verande tra congiunti e non. Chiunque è ben accetto, Covid compreso, nel caso i furbetti lo abbiano dimenticato. Tutto questo non si potrà e non si dovrà fare, anche perché dobbiamo dire che le regole che ci apprestiamo a rispettare sono legate all'andamento dei contagi e ai suggerimenti che gli esperti hanno portato sul tavolo del governo, perché a tutti noi, immagino anche al decisore politico, farebbe piacere poter assicurare un Natale come lo abbiamo sempre trascorso. Roberto Chinzari, ancora in diretta da te per vedere se ci sono delle, ecco, vediamo se forse al telefono, Roberto lo state vedendo, per cui evidentemente sta avendo delle informazioni in diretta. Allora Roberto, eccoci Alberto. Sì, mi sai dire Alberto, qualcosa no, in al più? Momento non, sì, ci sono. Non ci, no, sono. Al momento non ci sono novità, dobbiamo aspettare ovviamente alle 18, il momento in cui ci sarà il Consiglio dei Ministri che dovrebbe dare il via libera definitivo poi alle nuove misure che stiamo raccontando in queste ore, Alberto. Grazie Roberto, torno a te tra poco. Intanto stiamo vedendo, accanto a me vedete una grafica che ricorda e documenta
quelle informazioni che abbiamo fin qui in qualche maniera raccolto e che sembrano essere poi attendibili, che saranno quelle che il governo si appresta a varare. Dunque una zona rossa, come vedete, nei giorni festivi e prefestivi. Questo significa che saranno limitati molto gli spostamenti all'interno del comune di residenza. Poi, come vedete, invece la situazione cambia, ma di poco, zona arancione negli altri giorni che precedono i festivi e i prefestivi. Dobbiamo stare attenti al calendario e capire che nel giorno prima di Natale e dopo Natale non possiamo muoverci, siamo in zona rossa. Nei giorni tra queste festività e Capodanno invece evidentemente c'è una zona arancione, ma cambia veramente poco. Tutto questo perché ad allarmare sono i contagi, ma anche quello che è accaduto nello scorso weekend. Rivediamo quei momenti che hanno destato molta preoccupazione in tutti. Guardate con Simona Giampaoli. Immagini che speriamo di non dover documentare ancora in questo fine settimana, nel quale ci si potrà spostare e si potrà uscire liberamente, perché quasi tutta l'Italia si appresta a essere gialla, tranne l'Abruzzo che dovrebbe essere arancione. Questo non significa però, ecco, tana libera tutti, perché queste immagini poi hanno prodotto le misure che stiamo raccontando oggi. Al punto che alcune regioni, come il Veneto, stanno pensando a misure ulteriormente restrittive. È così. Giulia Serenelli del TG1 in diretta con noi da Venezia, raccontaci. Sì, Alberto, non solo le stanno pensando, ma di fatto qui in Veneto è anche stata messa in pratica un'ordinanza che anticipa un po' quelle che poi saranno le misure del governo, perché proprio da domani, l'ordinanza è già stata firmata, entrerà in vigore domani, questa ordinanza che vieta gli spostamenti tra comuni a partire dalle ore 14, quindi da domani fino al 6 gennaio, questo appunto proprio per limitare il più possibile gli spostamenti, rendendo consentiti solo quelli necessari appunto per lavoro e salute o stretta necessità. Perché questa misura, Alberto? Perché ogni giorno si leggono i bollettini regionali e ci sono dei numeri che preoccupano. Te li dico perché dai numeri si capisce anche proprio la complessità di questa situazione. Anche oggi sono stati più di 4.000 i nuovi positivi, ma c'è anche da dire questo, che sono molti tamponi effettuati, in 24 ore sono stati più di 52.000 tra molecolari e rapidi. Dunque quello che dice il Presidente di Regione, sì, è vero, noi abbiamo tanti positivi, ma è anche vero che li andiamo a cercare proprio per avere un quadro più possibile completo della situazione. Sicuramente c'è però un dato che preoccupa, è quella della situazione negli ospedali e quella dei decessi, perché esatto, i decessi nelle ultime 24 ore, ieri sono stati 107, il giorno prima 92, insomma troppe le vittime, e negli ospedali la situazione è sotto pressione, soprattutto a Verona. Noi ieri siamo stati nell'ospedale di Legnago, che è in provincia di Verona, lì pensate, le celle mortuarie sono piene, è stato allestito un container, una cella frigorifera per poter eventualmente ospitare delle salme lì dove non c'è più posto, e questa stessa situazione l'abbiamo trovata anche al cimitero monumentale di Verona, anche lì le celle mortuarie sono piene. Don Silvano, che è il cappellano, ci ha detto arrivo a celebrare anche 3 funerali in una mattinata e sono tutte 3 vittime di Covid. È una situazione pesante, certo, gli ospedali... Una situazione, diciamo, così, Alberto, che in qualche maniera, Giulia, diciamo, contrasta con lo scenario nel quale ti trovi, e questa Venezia sempre bella in qualsiasi angolo che noi amiamo e che noi anche in questo momento, vedete il vaporetto, è una scena poetica, noi associamo a Venezia la bellezza, l'arte, la parte più straordinaria del nostro paese, che in questo momento soffre per le misure restrittive e per i contagi che purtroppo crescono. Grazie Giulia Serenelli, buon lavoro al TG1. I dati di oggi li condividiamo insieme, quello che diceva la collega appunto preoccupa il Veneto, ma preoccupa tutta l'Italia, perché guardate, i nuovi contagi sono ancora più 17.000, quasi 18.000 a fronte di un numero di tamponi molto importante, quasi 180.000 tamponi. Il numero dei morti ancora oggi
troppo alto, 674 persone che non ce l'hanno fatta nelle ultime 24 ore, quindi capite bene la preoccupazione che ancora è altissima nel nostro paese, diminuiscono le terapie intensive, sale purtroppo la percentuale tra numero di tamponi e contagiati perché oggi siamo di nuovo al 10%, quindi come vedete la curva che sembrava abbassarsi nei giorni scorsi del percentuale sta risalendo, quindi questo non è un bel segnale purtroppo che dobbiamo documentare. Torneremo dopo allora con gli aggiornamenti. Abbiamo aggiornamenti da Palazzo Chigi, vediamo se Roberto Chinsari ha qualche ultima ora. Roberto è ancora lì? Ecco Roberto. No, sulle misure no Alberto, ma sì, sì, l'unica cosa che posso aggiungere è che stavo vedendo dall'agenzia appunto che oltre il contagio che risale c'è una situazione per cui ancora i tracciamenti non sono possibili in molte regioni, ci sono parecchie regioni in cui la situazione è ancora diciamo molto difficile, ecco, quindi l'Istituto Superiore della Sanità dice facciamo molta attenzione, questo anche lo possiamo leggere anche in prospettiva di quello che poi saranno le decisioni che sapremo, Alberto. Diciamo che mancano 25 minuti al Consiglio dei Ministri, Roberto tu chiedimi la linea quando vuoi, vedo che c'è movimento attorno a te, quindi è evidente che i ministri stanno arrivando lì a Palazzo Chigi. Grazie Roberto Chinsari.